Francesco Moretti, tecnico di San Marino Perugia, si conclude qui chiudendo insomma all'ultimo posto nel girone A questa esperienza alle finali giovani di CRAI Under 16 femminili in Basilicata. Che esperienza è stata? Come siete arrivati a queste finali nazionali? Allora, siamo arrivati, l'esperienza è stata negativa fondamentalmente perché oltre all'aspetto tecnico e l'aspetto motivazionale e mentale siamo arrivati veramente non pronti a questa manifestazione e la cosa mi fa preoccupare abbastanza per il cammino delle ragazze nei prossimi anni. E dall'altro punto di vista, da quello tecnico, il divario col girone che abbiamo affrontato era abbastanza con una o due squadre, l'altra era abbastanza alla portata, però purtroppo ieri abbiamo combinato un guaio, vincendo 2-0 e poi perdendo 3-2 una partita vinta. Però questo che fa parte del gioco, però la cosa più preoccupante per noi è quello mentale, fortemente delusi. Che progetto è quello di San Marino e che stagione è stata per questo gruppo? La stagione per San Marino è una società che fa solamente giovanile e quest'anno abbiamo fatto undicesimi su a Treviso alle finali di Under 14, che più o meno quattro ragazze di qui hanno fatto quel torneo lì, e la 16 fa un po' fanno la Serie C, un po' fanno la prima divisione e basta, però il titolo che abbiamo vinto dei 16 non l'abbiamo meritato qua. Voglio 10 euro. L'imminente futuro di questo gruppo? L'imminente futuro non lo so, adesso chiudiamo, domani abbiamo i playoff per salire in Serie B e vediamo.